Mi è rimasta lì la mamma, mio figlio invalido, pure mio fratello che fa la guerra perché sta con il contratto. E mi dispiace anche che non posso neanche aiutare a loro. 24 ore fermi alla frontiera romena di Siret e poi un lungo viaggio di 30 ore per raggiungere Pescara. L'odissea vissuta da Bozena, 32 anni, partita in auto dalla città ucraina di Chernivtsi con i suoi due figli gemelli di 4 anni e la sorella 13enne, è giunta nel capoluogo adriatico questa notte ad accoglierli alla dogana il papà Valerio, da anni in Italia, e che ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia. Guarda, un terrore che io c'ho ancora sulla pelle, perché non riesco ancora a accettare che facciamo tutta questa guerra. Io non lo so perché, per quale motivo. Spero che il comune aiuta, che dà la mano di tutto per la scuola, per l'asilo, perché i nipotini, cioè, non devono vedere tutta questa cosa. In comune la famiglia è stata accolta dal gruppo dell'UDC di Palazzo di Città guidato da Massimiliano Pignoli, il quale ha già avvisato il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l'assessore alle politiche sociali per trovare nel più breve tempo possibile una sistemazione a questa famiglia. Le politiche sociali attraverso l'assessore Dinisio, che si sta occupando adesso dalla parte, diciamo, più operativa, cioè quella della sistemazione, perché ovviamente ci sono dei minori, quindi va trovata una sistemazione ad hoc rispetto alle esigenze che possono avere dei minori rispetto a degli adulti. Per cui Pescara integra, l'UDC aiuta ed è sempre presente per i bisogni non solo della città di Pescara, ma devo dire a questo punto anche rispetto a quello che sta accadendo a migliaia di chilometri da noi.